ragazzi, buongiornissimo caffè. Abbiamo parcheggiato le nostre bici nel parcheggio che avete visto prima. Spero che mi ricorderò dove cavolo l'ho messa. Ora sto aspettando Luca, che è andato in stazione qua dentro a fare il biglietto, perché quest'oggi ce ne andiamo a Breda, ma non per una gita, ragazzi. Dobbiamo andare a registrarci ad avere un nostro codice fiscale che ci permetterà di iscriverci al corso di olandese e ci permetterà di trovare un lavoro decente. E alle 11.47 abbiamo il treno e vi portiamo insieme a noi. Evviva! Questo è il biglietto per andare a Breda e costa 26,80 euro di ritorno più 1 euro di spesa per la carta. Se fate il DAG Tour, che sarebbe in giornata andata e ritorno, risparmiate 1 euro. Yeah! Eccolo! Ma quanto sono carini gialli e blu! Questo è il vagone per caricare le bici. Welkom aan boord in de Intercity-trein. Vertrekt hij volgens geheel Dienst-Hollandspoor Delft-Rotterdam. Hoge snelheidsrein richting Breda. Deel snel van deze trein als je een aangename rit toe. Oké, volevo dirvi che sono le 11.47 e il treno era previsto per le 11.47. Partito. Cioè, che spettacolo, ragazzi. Che spettacolo. Comunque, ci riesce anche difficile fare video sul treno perché nessuno parla. Cucù, ciao Franci. Il mare. Un treno che dura, se no, 50 minuti per noi. Passa la tipa con il cibo. Passa il bibitaro. Il bibitaro. Lui è quello che ci salva sempre, ragazzi, l'Albert Einstein nel cuore. E questo è pure to go. Con solo le uova. Cosa ti sei preso? Una cosa cicciosa al prosciutto. Quella è la risposta alla domanda: devo farmi la tinta? Sì. Luci. Scusi. Ci sono delle formichine da seguire. Carine. Hi guys, this is the look for today for my boyfriend. Salve. Noi siamo sempre più sconcertati di questo caldo. E meno male che abbiamo scelto di non mettere il giubbotto oggi. Un bar tutto rosa e spaghetti. Poi termina, ma come? Viktor Navorsky, personificato da Tom Hanks. Ah, ok, d'accordo. Un film bellissimo. Questo è il teatro, a quanto pare. Poi lì c'è la superbanca. E lì c'è il comune. È comune. Questa è la nostra meta di oggi. Adesso vi spieghiamo perché. Allora, perché siamo qui? Siamo qui a Breda perché dobbiamo fare il documento olandese che si chiama PSN e facciamo quello provvisorio di 4 mesi perché non abbiamo ancora la domiciliazione per poter fare quello definitivo. Esatto. Di cosa si tratta? Semplicemente è un codice fiscale che ci dà la possibilità di essere registrati in essere Olanda. In regola, quindi poter seguire un corso di olandese, potersi iscrivere in palestra, trovare un lavoro, affittare un libro in biblioteca, qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa. E soprattutto c'è la possibilità di non essere più clandestini. Cosa che siamo da un mese. Lo siamo stati per un po', quindi sarà divertente non esserlo più. Abbiamo chiesto al punto informativo cosa dovevamo fare, ci ha detto di sederci e aspettare che vengano fuori i nomi e i cognomi su degli schermi. Sono appena stata chiamata Lachna, perché la G loro non hanno un suono. Devi andare 22. Adesso usciremo da questa porta in suolo olandese, non saremo più clandestini.
Ci abbiamo messo veramente poco, 10 minuti, ti chiedono un documento, meglio il passaporto. Sì, tutti i vari indirizzi di dove dormi o dove... Sì, l'indirizzo in Italia, comunque il tuo paese d'origine, dove dormi adesso, ma non gliene frega niente. E poi, se tutto giusto, ti danno due fogli con scritto il tuo numero, il tuo BSN e tutti i tuoi dati, basta. Non hai documento, è solo un foglio. Però questo qui, come abbiamo detto prima, dura 4 mesi. Quello provvisorio lo si può fare in circa una ventina di città olandesi, perché tanto non mi interessa dove vivi, no, essendo per i non residenti. Invece quello definitivo bisogna andarlo a fare nel comune o nella città di dove si vive. Esatto, quindi dovremo, infatti, dove prenderemo casa, ad Enag, andremo in comune con questi fogli e il contratto d'affitto. Infatti noi siamo venuti, lì c'è scritto, a Breda, qui, anche se viviamo ad Enag. E che cazzo ce ne frega? Adesso andiamo a mangiare, perché c'ho una fame di merda. Il vento! Ciao cane, come si carini? Sì, c'è Geronimo Stilton in olandese, che cazzo c'è scritto? Non lo so. Noi andavamo di bagheria forse, sì. Sì, pizza al taglio, terroni. Abbiamo anche la Breda Gay Friendly. E questo locale ha compiuto 50 anni, ma penso che sia una discoteca. E qua si inizia presto a guardare i cantieri, raga. Hi guys, this is my look for today. A very little hat for me, and I really love it. Simple, so fashion. Comunque ragazzi, questa città è davvero, davvero carina. Donna all'ascolto, questo è il negozio definitivo per le vostre scarpe. Mi fai il gestaccio questa volta? Ah. Che schifo, un signore scorreggiato. Marta ha una strana perversione, tocca qualsiasi cosa. Può essere sia un bene che un male. Ma è antico. Come faccio? Cioè, quando lo tocchi senti le cose. Che misero fallimento. Io volevo solo andare in bagno. Ragazzi, questa chiesa del 1400, conclusasi nel 1540, è una bomba, e anche il bagno dentro. Strane sciarpe. Qui sono tutti militari, amore. Ah, è sì? Il castello. Questo è il castello? Sì, vieni. Benvenuti da Breda, questo alle mie spalle è il castello. Adesso adibito a scuola militare, quindi non si può visitare. Possiamo salutare la naturalezza di un cactus in una piscina. Le due nuove fans che mi guardano. Sì, ciao, ciao. Tutti quei ragazzi fermi lì stavano facendo la fila, crediamo per andare a ballare, perché c'era il tipo fuori col timbrino. E penso fosse per quello. Epic fail! Volevo farle vedere tutte insieme, ma sono andate giù. Ah! Ok. Ciao! Che spettacolo! Ciao! Che carina quella signora, ha dato anche l'acqua alle galline. Adesso dove stiamo andando? Ah, comunque io adesso sono della mia teoria, adesso ve la spiego. Secondo me l'olandese è un po' un ramo dell'elfico, no? Intanto quando un olandese tossisce non sta tossendo, sta dicendo qualcosa.
questo è già attaccato. Menta. Senti. Fammi sentire. Ci sono galline, gabbiani e papere che io odio. Cioè... Ah, il mio corvaccio, oddio! Ovunque.